Uno rivede tutto quello che è successo e quindi, però al di fuori dell'emozione sono veramente molto soddisfatto, perché penso che scelta migliore non ci poteva essere, specialmente in questo periodo che sappiamo tutti che i soldi ne girano pochi. Sono veramente motivati, entusiasti, e ecco, sembrava il mio entusiasmo quando sono arrivato ad Arezzo. Questo però è un gruppo consolidato, fatto da parecchi soci, ormai l'uomo solo al comando è difficile. Io quello che dovevo fare l'ho fatto, ho salvato il calcio varie volte, l'ho fatto sempre per passione, solo per il calcio, ma io sono un po' una mosca bianca, lo dicono tutti nell'ambiente calcistico, quindi sono super soddisfatto, super stanco, perché è stato stressante avere trattative con pseudo gruppi, poi finalmente abbiamo trovato un gruppo vero ed è questo, sono molto soddisfatto. La schiettezza di Giorgio è l'energia nostra, perché noi, come diceva lei, noi vendiamo energia in tutta Italia, quindi siamo in Arezzo proprio perché ci crediamo nel calcio, ma soprattutto anche per fare il nostro business. Come dicevo, non veniamo qui solo per beneficenza, facciamo il nostro credendoci nel calcio, credendoci nell'Arezzo soprattutto, ma cercando di fare anche qualche un po' di business, insomma. Quindi il mio compito è quello di cercare di far quadrare i conti. E come ho detto prima, quello di cercare di portare serenità finanziaria all'Arezzo. Serenità partendo da quelle che sono le attuali emergenze dei prossimi giorni, per poter poi riuscire a fare un percorso da qui ai prossimi anni con una certa tranquillità. Dovuta anche, come dire, al progetto che noi abbiamo messo al momento su carta, che poi vogliamo far sì che diventi un qualcosa di tangibile. L'impegno mi sembra d'obbligo, anche perché se la società ha dato a me questo ruolo di svolgerlo, mi sembra doveroso rispettarlo nel modo più rigoroso possibile. Non ci prendiamo impegni di classifica, perché sappiamo che il calcio ci regala sempre delle emozioni. Abbiamo visto squadre in Premier League partire come ultime e vincere il campionato, abbiamo visto squadre spendere milioni di euro e retrocedere, quindi il calcio è composto di tanti fattori, uno di questi sicuramente è la serenità, quindi secondo noi se riusciamo a dare una serenità gestionale a quello che è la società di calcio, sicuramente anche i giocatori in campo rifletteranno questo tipo di serenità e di tranquillità. Con la tranquillità si possono raggiungere degli obiettivi, quindi il nostro primo obiettivo è avere il risultato della serenità in campo e speriamo quindi di darla con una gestione sana e trasparente. Siete stati una colonna nei momenti più difficili. Ma noi abbiamo sempre cercato con il nostro impegno di poter mettere la nostra piccola percentuale di poter fare quello che potevamo fare. Ci siamo impegnati anche in questa occasione qui nel un po' di movimentare la situazione, di trovare nuova linfa nel momento in cui c'era un attimo di impasse, così diciamo, e la gente ha dimostrato alla città che comunque c'è ancora passione per la squadra. Abbiamo fatto la nostra parte in quella che aspettava a noi in questo passaggio di quote, e dunque adesso vediamo se le promesse in pratica vengono messe in pratica. Chiaro che le impressioni, come ho già detto, sono impressioni buone di persone che sicuramente competenti, di persone che hanno le idee chiare. Abbiamo semplicemente chiesto una cosa a loro, che quello che promettono sia messo in pratica. Dopo il resto, i risultati se verranno meglio, chiaramente, perché siamo comunque appassionati dell'Arezzo, però detto, in questo momento non c'è alternativa per credere che è stata la scelta giusta questa qui ad Arezzo.